Buongiorno, ho avuto occasione già di interessarmi degli articoli di questa signora Bagnoli, la quale presenta Filosofi di Oggi su un quotidiano. E allora sceglie sempre, prevalentemente donne ovviamente, ma sceglie filosofi che secondo lei sono innovativi. Ora voglio leggervi un brano di questo, della quale tratto, no? Si tratta di una filosofa che si chiama Ruth Chang. Allora, leggiamo questo breve brano. Nella letteratura, sulla scelta razionale, la posizione di Chang non è quella della maggioranza. Molti ritengono che scegliere razionalmente comporti un accordo sostanziale su una misura. Credono che sia la misura a darci il criterio e la base su cui effettuare scelte operative. Ma questa credenza assume che tutte le opzioni siano esempi dello stesso valore fondamentale e, se così fosse, le differenze tra i generi di valore sarebbero solo superficiali e riducibili a differenze di tipo quantitativo. Contro questa tendenza, Chan propone due tesi promettono di sconvolgere il panorama teorico delle scelte e delle loro razionalizzazioni. Prima di tutto è sbagliato pensare che il giudizio di valore abbia una struttura simile a un giudizio quantitativo. I concetti valutativi, migliori e peggiori, uguali, non sono analoghi a maggiore, minore e uguale. Questa è un'assunzione quasi universalmente accettata. Eppure non è vero che la bellezza di un fiore ha la stessa struttura di una lunghezza del peso e quindi non è possibile modellare categorie valutative con quelle della misura. Filosofi come Isaiah Bernard Williams hanno insistito sulla possibilità che valori diversi possano entrare in conflitto senza che vi sia modo di risolverli trovando un principio superiore a una misura comune. Ma questa tesi Chang aggiunge una seconda più innovativa. Vi è una quarta relazione possibile, oltre le tre canoniche, migliore, peggiore, uguale, e ciò quella di parità. Due oggetti, due opzioni sono pari quando sono qualitativamente differenti, ma hanno lo stesso significato e impatto sulla scelta. Ecco, io personalmente, dato lo strumento che uso, il film, che mi consente 10 minuti di dialogo con voi, è chiaro che ho difficoltà ad approfondire il tema come sarebbe necessario. E quindi gli ampliamenti devono essere contenuti. Ma trovo comunque questa argomentazione di questo filosofo, la quale ovviamente ha un ricco curriculum. Cioè io mi si va sempre più confermando l'opinione che le università siano fonte di non sapere, nel senso che costituiscono curriculum per pensatori che poi trovano risonanza sui media e nelle loro pubblicazioni, senza che abbiano un gran senso le loro argomentazioni, quando non scadono nella banalità, come nel caso di Ruchang. Io trovo tutto sommato, lei crea una premessa che non è esattamente quella dei filosofi che cita. Bernard Williams ha trattato con ben altra profondità i temi nei suoi libri. Questo è uno, per esempio.
E poi ci sono stati altri modi di approccio molto più innovativi e profondi. Lei crea una premessa che è sbagliata. Non c'è filosofo che effettivamente leghi la misura alla scelta. Questa non è una innovativa, è un'invenzione assolutamente creata dalla filosofo che vuol contrapporre la sua tesi. In realtà il problema è che nella scelta, il problema della scelta, qui viene citato l'asino di Buridano, che non potendo scegliere tra due mucchi di fieno finì per morire di fame, ma era appunto un asino e la scelta era abbastanza elementare. Mentre in realtà le scelte non prescindono quasi in ogni caso dal valore. Prendiamo per esempio la stessa Bagnoli. Perché? Con quale criterio sceglie le filosofi che vuol presentare? Misurandole? Non esiste questa cosa. Cioè è una teoria che è inventata per poter contrapporre qualcos'altro. La Bagnoli sceglie in base a un suo principio che in parte si basa sul genere e in parte si basa su valutazione magari di affinità mentale, di pensiero. Ecco, noi ci troviamo in una situazione per cui in pratica la scelta delle persone sono delle realtà non scelte. Cioè la filosofia è assolutamente appiattita sulla realtà, però contrariamente al suggerimento che aveva dato Carlo Marx, cioè i filosofi descrivono il mondo, è ora di cambiarlo, non concorrono affatto a cambiarlo per la semplice ragione che, come dimostra questa filosofa, e si assume anche da quel breve tratto che ho citato, si auto creano delle motivazioni per poi contraddirle. Ecco, sarebbe proprio necessario, credo invece, adottare il suggerimento che Gregory Bateson verso un'ecologia della mente. Questo sì che sarebbe un qualcosa di estremamente utile. E verso un'ecologia della mente, perché il fatto di il presumere che le persone quando decidano lo facciano attraverso la misura piuttosto che attraverso altre ragioni, cioè è un'argomentazione del tutto errata, del tutto fuori segno. Perché le ragioni della scelta non sono sicuramente la misura. E, come ho detto prima, spesso sono non scelte. Perché? Intanto perché viviamo in una società molto complessa, per cui la radice della conoscenza viene sempre più resa effimera dalla facilità della conoscenza, cioè l'accesso a Google, dove trovi tutto quello che cerchi, in qualche modo scoraggia i giovani, come ho detto in altre occasioni, dall'approfondire effettivamente le materie e quindi crearsi una base concettuale, oltre che nutrire il cervello per svilupparlo, per poter poi effettuare delle scelte ragionevoli. Noi, se noi leggiamo i giornali, i libri che vengono pubblicati e ci guardiamo attorno, l'ultima preoccupazione delle scelte che vengono fatte sono le misure. Non c'è misura e non c'è purtroppo neanche razionalità. E poi ci sono filosofi che scrivono dei libri con titoli che quasi suonano decettivi. Per esempio Diego Marconi ha scritto Il mestiere di pensare. Il mestiere di pensare forse sarebbe integrato col mestiere di pubblicare, perché i filosofi si preoccupano soprattutto di pubblicare, i docenti. Cioè l'università anche in questo senso
sono fonte di come dire, di distrazione di massa, no? Ci sono un altro che ha scritto che ci vuole insegnare come pensare, è Daniel Dennett, strumenti per pensare, strumenti per pensare. E anche su questo libro io personalmente ho avanzato parecchie riserve. Quindi voglio dire, la filosofia non può inventarsi delle tesi come fa questa Ruth Chang per poi smentirle. La filosofia dovrebbe, oggi per avere una qualche validità, dovrebbe essere, credo io, una filosofia sociale per capire il modo, semmai, di tenere a freno i condizionamenti che le masse subiscono e che impedisce loro di avere la lucidità e la capacità, a parte i limiti intellettivi e l'ignoranza, anche di poter decidere serenamente. Noi guardiamo l'agone politico, per esempio, no? Nell'agone politico non è che le persone decidono, hanno scelto una volta e seguono quella strada. Così in tutti i campi, cioè se c'è qualcosa che indirizza le nostre scelte, non è certo la misura, ma è l'interesse o l'affinità. Pensiamo per esempio alle teorie di genere. Quale tipo di logica hanno? Nessuna. Nessuna. Utilizzano argomentazioni articolate, alle volte colte, alle volte che seguono una certa logica, che come fa Ruth Chang, creano loro stesse, per portarti, perché chiaramente se parti da un punto che scegli tu, arrivi a un altro punto che diventa inevitabile. Spiego, anche il pensiero segue una linea. Se ti poni una premessa sbagliata, arrivi a conclusioni sbagliate. Questo mi pare perfettamente ovvio. Ed è questo il punto cruciale in cui Bateson effettivamente dice per un'ecologia della mente. Perché noi dovremmo sforzarci, tentare di liberarci dagli infiniti condizionamenti di questa nostra società, che trasforma le masse veramente in greggi. Noi apriamo qualsiasi tipo di giornale, leggevo sull'Espresso di ieri, addirittura il sesso viene scelto sullo smartphone. No? Ecco, mordi e fuggi, dico mordi per non usare altri termini non eleganti. Ecco. Questo è quanto. Quindi c'è la scelta in questo. Cioè non c'è nessuna scelta. Non che ci sia una, due, tre, quattro, questa scopre la quarta possibilità. Non esistono neanche le prime tre. Perché gli stessi filosofi, a parte che sono in disaccordo tra loro, e questo mi sembra logico e accettabile, ma poi non hanno una capacità vera di inquadrare il problema per risolverlo. Cioè lo scopo dei filosofi, oserei dire, forse un po' banalmente e chiedo scusa, devono vivere, quindi devono pubblicare per esistere, filosofi come gli altri docenti dell'università, e quindi scrivono anche delle cose che magari non si sente questo gran bisogno, ecco. Perché se no noi abbiamo già tutta una serie di libri che ci guidano e ci insegnano il modo di pensare, se vogliamo applicarci. Ma il modo di pensare non avviene mediante uno schema, mediante un manuale, no? Il mestiere di pensare oppure gli strumenti per pensare. Ecco, il pensare è un'attività che dovrebbe essere libera, e per essere libera ha bisogno di tutta una preparazione pregressa che nella grandissima maggioranza della massa non esiste. E quindi le non scelte avvengono per induzione,
delle masse eterodirette non da oggi, ma oggi è particolarmente, come dire, risibile per due ragioni. Intanto perché c'è questo continuo ribadire la libertà assoluta, la libertà di scelta, che poi in realtà non esiste. E poi perché queste masse sono in qualche modo più istruite di quelle di un tempo. E in realtà poi sono più condizionate. Io ho sempre sostenuto che mai, come in questa nostra epoca, il conformismo dilaga. Il conformismo a tutti i livelli, anche dei filosofi, i quali cercano di crearsi le loro nicchie, i loro spazi, usando anche strumenti provocatori, le filosofie femministe ne sono un esempio, e soprattutto basate su un solipsismo pratico e teorico veramente molto grande. Ecco, questo è l'argomento di oggi, la scelta. Secondo voi, quando scegliete, su cosa basate le vostre scelte? Conoscete tutte le opzioni che vi indicano qual è la scelta giusta? Ecco, datevi una risposta e quindi capirete questi miei piccoli accenni alla difficoltà, per non dire impossibilità, di una scelta che sia veramente tale e non sia una pseudo scelta, una non scelta. Buongiorno.